Monticchiare dell'Aquila, Aquila in Mensine Vai, faticosa. Ah, captaggio acqua, si crepa dal caldo. Ah, c'è Berto, qua c'è questo laghetto, il manto va là, dov'è? Neve marcissima, là c'è la Vensan, là c'è la Gnifetti, colora l'Iscamo orientale e imponenti seracate che okay, scendono. Passerò la notte qua. Le coperte ci sono, il locale è aperto. Adesso vediamo Alberto se arriva, dalla balconata. Aspettiamo il socio, Ne sto qua bello spapanzato. Lui là sotto. Alba sul grampa. Sì, abbastanza. Finalmente spunta il sole e si gira. Sì, agevole, è una parola grossa però, siamo in cresta ragazzi. Sì dai, buono, si fa. Guarda che la vedo ancora lunga per quello. No? Tosta. Sembra più semplice l'ultimo pezzo, sai? Sì, infatti. Un piede destra? Sì, così l'avevi fatto? Ma era ancora più affusato. Sono un po' cavalcione. E di qua è ghiacciata, di qua è molle. Sbagli, tieni d'occhio sempre la cornice e senti anche che cosa c'è. Dove siamo di bello, Ste? Ma non lo so. Di bello niente. Di bello niente in questo momento. Ah, mamma mia. Siamo appesi nel vuoto. Andiamo un po'. Cazzo davvero, ma sul ghiaccio vivo tra l'altro. Serve la didascalia? No, non serve. Mamma mia ragazzi, che situazione, andiamo alla vite. Ci si è tesa? Questa? Sì. Meno gioco gli facciamo fare sta vite, più senso veramente facendo qualcosa. Sì, no? Io sto andando su. No, fidati. Ormai cazzo, ma sicuro è andata a farsi fottere. Ah, qua sopra in alto, dove la cresta si affina, sì. Ho capito, poi là mi fermo e poi fai te, ok? No, riflettendo che sembra di essere su un 8000, stiamo procedendo lentissimamente a sfondare fino alle ginocchia e a volte fino alle anche. C'è una quantità di neve immonda.
È una roba incredibile, incredibile. Non si può capire. Sì, non stai pregando, parli con la... Sì, non sto pregando, ma è come se lo stessi facendo. È un momento riflessivo. Guardatela che seracco. Dai, un ultimo sforzo. Lungo, ma forse il meno impegnativo, chi lo sa. Questa è cima scoperta. Qua siamo sulla cima della scoperta, mi dice il socio qua. Qui è ghiaccio, perché qua sotto è ghiaccio marmorio vivo. E sopra c'è uno strato di neve inconsistente. Quindi andiamo su così coi tiri. Che pacco, che cazzo. Cominciano ad arrivare. Io un po' di schioppo. Possiamo farcela, anche se sta arrivando un brutto tempo. Figa. Tutto in traverso. Siamo un po' aperto, prima non si vedeva una cima. Orientale, quello è il testimone di vetta, là c'è un bastone, ci deve essere anche una croce, ma c'è talmente tanta neve che non siamo ancora più su. Che impresa, ragazzi, mamma mia, che roba. Questa poi è la cresta e là c'è l'occidentale, eccolo qua. L'ultimo salto di roccia là è veramente impegnativo, è veramente nuvoloso, è pomeriggio inoltrato, siamo un po' nella cacca. Però non l'abbiamo mollato fino alla fine, fino alla fine. È pazzesco. Peccato veramente per il meteo che si è chiuso. Ma è stata una salita impegnativa di più, impossibile direi. A fare tutta traccia. Una cosa eterna. Ore e ore sulla cresta affilata. Però siamo arrivati, peccato. Quindi direi di scendere al volo. Ah, che si aspetta 5 ore di cresta. 5 ore di cresta nella nebbia e nel nevischio. Che impresa però, ragazzi. Mamma mia, che fucilata. Un pelino. Insomma, di qua niente. La cresta almeno la nostra via. Si riapre. Disarrampicata, hopla, col lancio. Questa ci ha messo alla prova, sì, cazzo. Questa è stata veramente... Tutte le risorse che abbiamo dobbiamo metterle. La tecnica, congelamento. È veramente da ringraziare il cielo. Dio. Che Dio ci salvi, ragazzi. Se no ce lo dobbiamo fare noi. Qua siamo scesi in un pozzo senza fondo. Questa è veramente... Questa è tragica. Questa è tragica. Dio fa. Poi si vede anche la cresta. Si vedono i buchi delle mie gambe. Cazzo, davvero, così. Flup. E meno male che questo era un po' più duro. È un ponte. Ci è picchiato le palle lì. Con le palle lì. Siamo sul filo della cornice, stiamo bucando, però non provate a casa. Però siamo costretti a stare sul filo della cornice perché di là è ghiaccio vivo e qui dove c'è più grip dobbiamo stare a cavalcioni. Preferiamo la cornice al ghiaccio vivo. Preferiamo la cornice, bravo. Intanto ci fa anche un po' di luce. Mamma mia. Io mettevo una picca sotto, una picca in alto. Ancora lunga. Out. A volte si apre, mamma mia, che cresta devo ancora fare. Adesso un po' si vede, ma con la nostra traccia è decisamente più facile. La traccia fin su si vede bene adesso. Già che si vede bene quei buchi che ho fatto. Mi ha fatto una trincea, cazzo. Uh.
faccio. Figa. Chiara chiara, eh? Mi raccomando, le nostre vite sono legate. Te lo ricordo ancora. Da un capo viola. Dai, chiana chiana, chiana chiana, ma come lunga cazzo, non finisce più. Non finisce più. Che bello, si è aperto tutto adesso, guarda. Da là in cima. Certo che devo guardare dove metto i piedi. Almeno adesso si vede, prima l'abbiamo fatto che non si vedeva un cazzo. Che figata, che creste. No, ma non abbiamo fatto il tiro qua. Che ghiaccio vivo. Madonna, io eravamo là. Facciamo uno scannellone dritto, là le ciastre, là i misci. Il sole sta tramontando. Ma noi, l'inferno ce lo siamo lasciato alle spalle. Anche se qua viene buio, seguiamo le tracce e arriviamo giù ai rifugi. Arrivi. Seconda notte. Belli congelati. Pronti per rientrare. Si riscende, roba ad asciugare. E là, la montagna che ieri ci ha fatto, ci ha impegnato, direi, abbastanza. Là c'è la Nifetti, la Vensan e la Punta Giordani. Bene, si rientra. Yahoo! La discesa! Con gli skis e con le ciastre.